favore della Juventus, lo batterà Jarni. Si muove al centro area Bialli, parte il cross proprio al centro, la difesa del Napoli, poi Carbone di sponda, tocco di pari recuperato da Di Livio, Ferrara, Conte, pallone imprendibile per lui, era controllato da Grossi, Antonio Conte protagonista con la maglia azzurra ai mondiali di USA 94, un riconoscimento per il grande impegno del centrocampista pugliese. Rinvio di taglia la tela, colpo di testa di Policano che prolunga, c'è Torricelli però, Conte, Koller, sinistro in profondità, può essere raggiunto però da Jarni, eccolo Robert Jarni, secondo parte della stampa, inizia la stagione con l'etichetta di quarto straniero, potrebbe essere una definizione un po' avventata, Jarni giocatore di valore e soprattutto sulla fascia sinistra, la Juventus ha comunque bisogno di concretezza, di rapidità, dalla doppia dimensione. Ecco Freddy Rincon in primo piano, poi scoprendo piano piano tutti i grandi protagonisti di questa gara, appoggio di Pecchia, la sponda è di Agostini, viene avanti pari, allarga su Policano, uno contro uno con Di Livio, il centro arretrato, la rimessa del Napoli già effettuata rapidamente, chiude Ferrara sul tentativo di Benny Carbone, si preannuncia già questo duello una sorta di passaggio di consegne in casa Napoli, l'idolo di ieri e quello di oggi e di domani per il Napoli, più di Peruzzi, proprio in testa di Tacchinardi a prolungare, Agostini controllato da Koller, Bialli alla caccia del pallone, anticipato Pecchia, cerca ancora Benny Carbone, prova lo scatto, è netto anticipo però Torricelli, Del Piero, pari e su di lui, riesce a prolungare per Di Livio, va in slalom Di Livio, chiuso al momento di entrare in area, riclama vanamente un retropassaggio alla Juventus, ha già rimesso, taglia la tela Policano, lavoro di Ferrara, chiuso poi da Pecchia, è intervenuto il signor Collina, è stato in scivolata il pallo proprio di Ciro Ferrara, vediamo la parte terminale con il nostro super slow motion, funzione battuta a favore di Carbone, Rincon, Policano, Rincon, arretrato il passaggio rispetto alla posizione di pari, il pallone è restituito alla Juventus, come avete visto dalla nostra grafica, 6 minuti sul cronometro, sempre 0-0 tra Napoli e Juventus, posticipo della terza giornata del campionato di Serie A. Koller, quello il tedesco dopo il tocco di Torricelli, sale la Juventus, Jarni si fa anticipare, Torricelli recupera però, Ferrara pressato da Rincon, Di Livio pressa con decisione il Napoli, d'altronde l'avete sentito prima dalle parole di Giorgio Porrà, Guerini ha confermato anche nell'imminenza di questa gara che vuole un Napoli che possa correre per tutta la gara per arrestare qualsiasi velleità bianconera. Ravanelli, Bialli, limite, chiede il triangolo, si gira male però Conte regalando il pallone al Napoli, Agostini, fallo su di lui, brutto intervento su Agostini e probabilmente è così infatti il primo cartellino giallo dell'incontro per Jürgen Koller, ha ragione Collina, è entrato decisamente male Koller, terra il Condor Agostini,
già esperienza in Serie A per lui con soprattutto Roma e Milan. Qui vediamo ancora, avete visto l'intervento, si è visto anche poi dall'immagine precedente che ci ha fatto la nostra regia, che si è strappato proprio il calzettone di Agostini per l'intervento con i tacchetti di Koller, primo ammonito quindi. Vecchia scivola, recupera Di Livio, Conte, triangolazione volante con soldatino Di Livio, Tacchinardi, ancora Conte, Vialli, largo, prende l'inserimento di Di Livio, parte il cross, smanaccia, taglia la tela e in due tempi fa su il pallone, è stato forse anche toccato e infatti vedete che si riprende con un calcio di punizione la spinta di Ravanelli. Vediamo il contatto con Ravanelli che poi cerca anche di trattenere il capitano del Napoli. Gioco già ripreso. Torricelli, Tacchinardi, posizione playmaker con Ravanelli. Torricelli che ha scambiato posizioni con Koller. Del Piero di sponda, Jarni, Conte cerca il tunnel, non lo trova, perde palla, Rincon. Varincon viene messo giù, norma del vantaggio, Agostini, Carbone, spazio per Pecchia, largo c'è anche Policano, pallone da filtrante per l'inserimento di Carbone che cerca di recuperarlo, ma la grande esperienza di Ciro Ferrara la meglio. Poi Vialli, buona partita, buon ritmo in questi primi 9 minuti e mezzo del primo tempo, punteggio sempre fermo sullo 0-0 tra Napoli e Juventus. Fabrizio Ravanelli inquadrato, grande amore per i colori bianconeri per lui, ma Radio Mercato vocifera di un possibile interessamento, quindi possibile poi trasferimento ad un'altra grandissima del nostro calcio, cioè il Milan. Questo è Roberto Policano, vedete 30 anni, definito centrocampista. Policano è un po' tutto, laterale sinistro, terzino, centrocampista, mediano a sostegno, ha fatto un po' tutto nel corso della sua carriera, finta ala, giocatore di grande cuore, di grande consistenza. Qualche correttivo operato da Guerini, mentre Peruzzi fa rinvio, una maglia che evidenzia le due stelle conquistate sul campo, gloriosa storia bianconera. Vialli sguscia via, questa volta sulla fascia sinistra d'attacco juventino, va un cross, voleva una deviazione, si tratta invece di rimessa dal fondo sul volto di Marcello Lippi, che ci ha offerto la regia di Danilo Zanon. Si leggeva un po' la particolarità per lui di una partita, una sorta di derby del cuore. Il tecnico toscano Rincon prolunga il rinvio di taglia la tela, poi Tacchinardi lo anticipa, Conte si alza la bandierina del guardaline, Colina facendo di aver visto ma lascia proseguire, e viene Koller a rallentare il passaggio per Agostini, che poi si accontenta giustamente della rimessa laterale, è fatto lui stesso. Carbone chiuso da Tacchinardi, pallone che resta in possesso del Napoli. A metà il contratto con il Torino, parte un tiro cross il quale forse era anche intervenuto Peruzzi, probabilmente quando il pallone era già uscito, rivediamolo, sì, probabilmente è così, tocca Peruzzi, il pallone era già fuori, solo esterno della rete, quindi per il Napoli tentativo del Condor Agostino all'undicesimo minuto del primo tempo. Dicevo della selezione contrattuale di Carbone, tra Torino e Napoli dopo un passaggio rapidissimo estivo per Trigoria in casa Roma. Di Livio in avanti, Vialli cerca di chiudere il triangolo di petto e riparte Policano. Carbone ancora verso Policano, è intervenuto Tacchinardi, Del Piero, intervento in gioco pericoloso di Pecchia, raccomanda la calma Collena e assegna la punizione alla Juventus.
battuta in avanti per Ravanelli, sempre Matreccano su di lui, Divivio, Vialli prova a girarsi, colpo di tacco che doveva servire Del Piero, è stato chiuso da pari, Rincon taglia fuori Tacchinardi, Kohler riesce ad anticipare Agostini che poi commette fallo, si scusa Massimo Agostini, un giocatore sempre molto corretto, estremamente simpatico, il Condor come viene soprannominato ormai da molti anni. Tocca corto alla punizione Jarni, Conte, Di Livio, Ravanelli un po' beccato dal pubblico, sempre alle prese con Matreccano, fa un buon velo Di Livio, permette di girarsi, poi Del Piero nella prevista posizione di trequartista, subisce fallo Vialli e c'è calcio di punizione, posizione centrale 4-5 metri fuori dalla lunetta, posizione centralissima per la Juventus, potrebbe essere la prima opportunità concreta. Potrebbe essere proprio Alex Del Piero a cercare la conclusione, così come Vialli, lo vedete sul pallone, c'è anche Ravanelli, molte le soluzioni per la Juve, vuole sei uomini in barriera, taglia la tela. Distanza possibilissima questa per la conclusione in porta, con cura sistema il muro, taglia la tela, si è allontanato come avete visto Vialli, probabilmente sarà Ravanelli in potenza a tentare la conclusione, potrebbe anche provare ad aggirare invece la barriera Del Piero, vedremo, si muove Vialli, Del Piero, la finta, Ravanelli scivola al momento della conclusione, c'è una deviazione e la Juventus ottiene soltanto calcio d'angolo. Di sfortuna questo tentativo di Fabrizio Ravanelli, scivolato proprio al momento della conclusione, corner comunque per i bianconeri, toccato fuori per Jarni, immediato il cross, liberato Matreccano, palla ancora nel mucchio, attenzione Vialli, alto, è Ravanelli che è andato alla conclusione, la rivediamo, guardate Ravanelli, c'è Vialli in posizione straordinaria, proprio all'altezza del dischetto del rigore, fa comunque bene a tentare la conclusione Ravanelli con il destro, potente ma non preciso, vedete il rammarico sul volto di Ravanelli, c'era anche, ripeto, l'opzione di Vialli proprio all'altezza del dischetto del rigore, giusta comunque ritengo la decisione di Ravanelli che aveva probabilmente tutta la porta davanti, troppo ghiotta l'opportunità per non provare, eccolo Vialli, fa partire il cross, colpo di testa di Conte, questa volta si perde alto, mentre vedete che abbiamo superato il quarto d'ora del primo tempo, sempre 0-0 tra Napoli e Juventus. Quello primo piano per Antonio Conte, avete visto la nostra grafica, ne sottolineava l'esordio in Serie A. In testa Jarni, poi è tornato Pari. Recupera il pallone il croato. Tacchinardi per Del Piero, troppo lungo però. Grossi, Del Piero riesce a rubargli il pallone, interviene Collina. La sua mimica facendo che Del Piero ha trattenuto l'avversario per la maglia e segna la punizione al Napoli, già battuta a Cannavaro. Policano verso Rincon, sfrutta l'indecisione questa volta di Ferrara, lo chiude in seconda battuta Torricelli, poi recupera Ferrara e guadagna di esperienza nella rimessa laterale. Colombiano Freddy Rincon, che in questo stadio Italia 90, che la sua nazionale ha conosciuto, la delusione dell'eliminazione contro il Camerun con un Eugenia scatenato quella sera, tante opportunità per lui però per prendersi una rivincita personale, qui intanto rivediamo il fallo ai danni di l'attaccante juventino, ha comandato la punizione già battuta, che recupera il pallone con Carbone che poi va giù e l'arbitro estrae ancora il cartellino giallo,
per Tacchinardi questa volta, rivediamo un po' da tutte le posizioni lo scontro, e in effetti Tacchinardi allunga il braccio destro, colpisce Benny Carbone, è munito quindi anche Tacchinardi, punizione già battuta, Carbone, Buso non riesce a tenere in campo il pallone, un piano per adesso Tacchinardi, giovanissimo, scuola Atalanta, già lanciato nella mischia con ottimi risultati, un soppoggio per Conte, Buso che non filtra, adesso sarà comunque per il Napoli, l'effetto lo stesso Buso, non si riesce a uscire da quel fazzoletto di campo, Napoli che conquista ancora un out, in piedi tutti e due i tecnici, andando a sedersi adesso Guerini, veramente sentitissimo. Vecchia. Buso, c'è una deviazione, controlla Conte, poi Tacchinardi, Del Piero, di prima, ancora Conte, di Livio pedinato da Policano che di forza ma regolarmente recupera il pallone, poi sfugge al controllo di Carbone, Cannavaro, gamba tesa, si scusa, Del Piero, la punizione per il Napoli. Calmi, no, ha detto Del Piero, ha ragione, dovrebbe ragionare un briciolo di più la Juventus in questa fase, provato Ravanelli, eliminato sempre da Matrecano, non ha controllato il pallone, già rimesso in gioco dal Napoli, scivolato poi Carbone, si riparte da Torricelli, Koller, Di Livio attende l'uscita del pallone, si incarica lui stesso della rimessa, adesso una Juventus che sembra voler rallentare un attimo i ritmi di gioco, Koller, fallo di Cannavaro, entrato proprio sul tedesco, rivediamo, si è allungato un po' il pallone Koller, però è entrato direttamente a falciare l'avversario Cannavaro, e a mio avviso meriterebbe l'ammonizione, e così è infatti, rivediamo, stavo seguendo il replay ma mi sembra che l'arbitro abbia estratto il cartellino giallo, sempre molto puntuale per Collina di Viareggio, se non il migliore, assolutamente uno dei nostri fischietti di miglior livello, per lui questa è la 39esima partita in Serie A, intanto è stato fuori Cannavaro, c'è la conferma, vedete, dell'ammonizione, primo ammonito per il Napoli, terzo della gara dopo Koller e Tacchinardi. Napoli per il momento in 10 quando Di Livio va a battere il calcio di punizione, no, rientra Cannavaro, lo richiama Collina, e adesso l'ha ammonito, e avete visto il labiale di Collina che ha confermato, è per il fallo l'ammonizione, battuto intanto il calcio di punizione, fuori da Grosso, poi Rincon usa il fisico, galoppa Rincon, chiede il triangolo a Carbone, lo ottiene ma controlla male, il 22esimo del primo tempo, tutto sempre di 0-0 tra Napoli e Juventus, un buon inizio adesso, due squadre che stanno ragionando un po' di più, Cannavaro
prolunga Buso a cercare Carbone, controllato con grande scioltezza da Ferrara, promesso però di testa Buso per Agostini, Carbone, parte il cross, c'è un po' di acrobazia dalla Juventus e poi allontana il pallone di Livio. Ravanelli, tocca Policano, rimessa bianconera. Conte, Del Piero, ancora Conte, c'è un contatto, qua l'arbitro sembra non intervenga, infatti si riprende con la rimessa dal fondo. Il mio di taglia la tela, prolunga ancora una volta Rincon, buona poggiata all'indietro, costretto ad allontanare Peruzzi, poi andrà anche in presa senza troppi problemi. Piccolo rischio corso dalla Juventus, ma molto sicuro Peruzzi. Torricelli, sempre convinto del Napoli. Vialli recupera dopo il tocco di Biarni, la Tacchinardi avanza, è anche un buon tiratore, cerca invece il suggerimento in avanti per Conte, in area Ravanelli, Del Piero, parte il cross, ha mancato la conclusione al volo Del Piero e riparte Rincon, ha spazio davanti a sé, superiorità numerica per il Napoli, 3 contro 3 adesso perché è rientrato, quindi siamo in parità, è rientrato Kohler, poi cerca di far tutto da solo Rincon, erano 3 contro 2 per una fase, non ha colto l'attimo importante il Napoli. Dalla parte opposta Vialli, largo c'è Di Livio, chiuso, ultimo tocco di Matrecano, rimessa in zona d'attacco per la Juventus, qui vediamo il tackle di Matrecano. Ravanelli, sempre la meglio per il momento la prestanza fisica di Rincon. Il pubblico della curva B ha dedicato un paio di striscioni. Adesso anche se Di Livio non è convinto, la rimessa è del Napoli, vado effettuando proprio Matrecano. Vecchia, ancora Matrecano, buona possesso del pallone della Juventus, Conte, Vialli, buono il suggerimento verso Conte, puntuale il salvataggio prima di Policano e poi si taglia la tela, della presa sicura, continua taglia la tela, grande personalità per lui, confermata anche dalla fascia di capitano che gli ha affidato Guerini. C'era più continuità negli attacchi delle due squadre nel primo quarto d'ora, adesso il ritmo sta un po' scendendo, squadre che dopo i pericoli corsi sono un po' sedute, cercano di rischiare un po' di meno. Difende il pallone Vialli, poi commette fallo su Pecchia nel tentativo di recuperarlo dopo uno stop non proprio impeccabile. Collina sempre vicino all'azione, comanda la punizione per il Napoli, rivediamo, vedete questa fase si allunga il pallone, poi cerca di recuperarlo e commette chiaramente fallo. Butta via però la chance il Napoli. E allora la Juventus ricomincia tutto dal rinvio di Peruzzi. Testa Buso. Grossi. Pari, attaccato da Del Piero, gli ruba palla Vialli, Del Piero per Ravanelli, tenuto Matrecano, poi Buso, ottimo palleggio di Buso, Carbone, però interviene agilità, subisce un paio di cariche, alla fine ad
l'arbitro comanda la punizione per il palo di Ferrara. Massimo, mi senti? Sì, Giorgio, dimmi. Ti preannuncio una possibile variazione nel sistema difensivo del Napoli. Sta scaldando Luzzardi, è possibile che abbandoni Cannavaro, che si è fatto male qualche azione fa. Perfetto, grazie a Giorgio Porrà. Sistemato in agguato a bordo campo per noi tra le due panchine. E in effetti si sta scaldando Luca Luzzardi, venuto quest'anno dalla Lazio per rinforzare il reparto difensivo del Napoli. Cannavaro aveva commesso il fallo prima su Koller, ricorderete, era stato portato anche fuori in barella, è rientrato subito in campo, però evidentemente qualcosa non va nel giovane talento del Napoli. Ora il fallo di Koller ai danni di Agostini, gioco anche abbastanza spezzettato questi ultimi 10 minuti, interventi sempre puntuali del direttore di gara, ma certo non favoriscono il ritmo. La sponda di Vialli, Tacchinardi, Conte, Koller tocca dietro per il rinvio di Peruzzi, rischia il controllo Peruzzi e alla fine non cede calcio d'angolo. Ha ritardato di un attimo il rinvio Peruzzi, che adesso si lamenta anche con i compagni che non si sono fatti vedere. Qui rivediamo il replay, Rincon va opportunamente a pressarlo, lo costringe ad un mezzo errore. Calcio d'angolo un po' regalato al Napoli dalla bandierina, è pronto Benny Carbone. Grande mucchio in area, ci sono ben 5 giocatori del Napoli ed è il brivido per il colpo di testa di Matrecano. Vedete lo sguardo terrorizzato di Peruzzi, si è inserito da dietro benissimo Matrecano, rivediamo, vedete che arriva di gran carriera, colpo di testa che esce non di molto. Abbiamo visto però il nostro suggestivo replay da dietro la porta, un paio di metri comunque di margine di sicurezza per la porta bianconera. Manca l'intervento di testa Torricelli, Carbone, buon momento questo per il Napoli, recupera con la parte opposta Pecchia, su di lui Tacchinardi, prova ad inserirsi Pecchia, ora la copertura di Di Livio, ora Conte che sta giocando un ottimo primo tempo, Ravanelli gira il pallone alla Juve, Koller, Ferrara, confuse adesso il centrocampo, prova a mettere ordine in Conte, Jarni si accentra, nato con un fallo, lo rivediamo dal nostro replay, intervento di Pecchia a gamba tesa, è proprio ben oltre i limiti del consentito questo intervento di Pecchia, proprio sotto gli occhi dell'arbitro. Per fortuna nulla di grave per Jarni, come vedete si è rialzato. Per la punizione del Piero. Anche Ciro Ferrara, pallone scodellato in area. E la Juventus va in vantaggio con Ravanelli. Lo rivediamo, il gran anticipo di Ravanelli, guardate. Nel mucchio è contro 3 giocatori del Napoli, l'uscita di Taglialatela era marcato da ben 2 giocatori, tutti a guardare, si inserisce benissimo Ravanelli, gela completamente il San Paolo, Juventus in vantaggio, rivediamo il colpo di testa di Ravanelli, palla in fondo al sacco, colpe da dividere equamente direi tra tutti i difensori del Napoli, sbaglia anche il tempo dell'uscita Taglialatela. E la Juve in vantaggio al 32esimo del primo tempo, gol di Fabrizio Ravanelli. Un errore collettivo, lo rivediamo ancora, la punizione di Del Piero, vedete c'è Matrecano su Ravanelli, si fa tagliare fuori proprio dall'attaccante. Uscito malissimo anche Taglialatela, palla in fondo al sacco, Juve in vantaggio.
apertura meritatissima di Fabrizio Lavarelli, che ha avuto il merito di crederci. Era veramente uno contro tre, non in grande coordinazione ma con straordinaria vigoria atletica e grande efficacia. Ha trovato lo spunto vincente, eccolo qui in possesso di palla Ravanelli, forma Treccano su di lui e ora va a commettere fallo. Calcio di punizione per la Juventus, veramente un gelo totale sugli spalti al momento del gol di Ravanelli. Juve che cerca di approfittare di questo momento difficile del Napoli. Jarni in area, esce, taglia la tela, non riesce a recuperare la coordinazione Ravanelli, si era trovato il pallone nei pressi, vedete che scivola sempre attaccato da Matrecano, prova da terra anche ad arpionare il pallone con il sinistro, questa volta lo ha anticipato l'esterno difensore partenopeo Benny Carbone. Policano, attenzione, è in possesso di un tiro terribile, entra in area, va a terra, Collina era vicinissimo e lascia proseguire, poi naturalmente vedremo il replay dell'azione, un'azione che sicuramente potremo poi riesaminare nella moviola di fine gara, curata come sempre da Silvio Sarta e Fulvio Collovati. Eccolo qua il replay, elude il primo fallo Policano, poi va giù, non c'è contatto, secondo me non si tratta assolutamente di calcio di rigore, poi ripeto, comunque fase di gioco che vedremo rianalizzata e approfondita meglio nella moviola di fine gara. Tanto stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti del primo tempo, sempre Napoli 0 Juventus 1, gol di Ravanelli 2 minuti fa. Si respira una strana atmosfera al San Paolo, squadra e anche pubblico, ripeto, gelati dal gol della Juve. Prova adesso parte dello stadio a urlare Napoli, Napoli. Situazione psicologica difficile per il club di Guerini. Lancio di Grossi in avanti, esce tranquillo Peruzzi. Si riparte da Koller, poi di Livio. Solito grande lavoro di Livio, proprio per questo soprannominato un po' da tutti in maniera vezzeggiativa soldatino. Tanto pallone in profondità, attenta allo scatto del Piero, si è un po' aiutato con le mani, a contatto con Pari, forse ha preso anche una botta al volto, suppongo assolutamente involontaria. Il gioco già ripreso, Cannavaro, tanto mi sembra che Luzzardi è andato a risedersi in panchina, ovviamente Cannavaro ha superato un momento difficile. Koller esce bene dalla sua tre quarti, Bialli, ora Conte, lancio sempre nella zona di Ravanelli, c'è anche Jarni, nessuno dei due però riesce a tenere in campo il pallone, inquadratura per un nervoso Vincenzo Guerini, fatto benissimo da tecnico con l'Ancona, ricordo grande squadra lo scorso anno in finale di Coppa Italia. Non bisogna neanche dimenticare che Guerini è stato un giocatore sfortunato, ma anche un gran giocatore con la maglia fiorentina e anche con la maglia della nazionale maggiore italiana. Indiano vecchio stile, grande grinta, grande sostanza. Era un giocatore di grande talento, si propone come uno degli allenatori migliori, più interessanti della nuova Valle italiana. Pallone in fallo laterale, premessa che sarà affidata a Napoli. Non sembra contentissimo Lippi dello schieramento dei suoi. Tutto in testa di Koller. Conte, Ravanelli, scambio stretto, tutto di prima, Bialli. Si intromette Buso, riesce a recuperare il pallone, a sua volta lo fa anche Ravanelli. Di forza, elude anche l'intervento di Pecchia, l'apertura di Conte, largo a cercare Di Livio, lo trova. Il cross immediato in area per la testa di Del Piero. Messo in calcio d'angolo Grossi, molto nervosismo come avete visto anche da questa immagine del figlio del Napoli. Si è persa un po' la serenità che vi stavamo descrivendo, che ha accompagnato la squadra di Guerini qui allo stadio. Adesso c'è la pressione di un risultato da recuperare.
dalla bandierina di Livio parte lo spiovente, lascia fuori Policano. Torricelli ripropone l'apertura, ora per Di Livio, c'è Pari questa volta su di lui, viene in campo il pallone Di Livio, lo chiude però molto bene Fausto Pari, che poi reclama col guardialine. Policano, Carbone, questa volta ha preso in consegna da Conte, taglia il capo dalla parte opposta, c'è Buso, picchia, fatto ponte, dice Collina, probabilmente non ha torto il direttore di gara, comunque anche scordinato seppur generoso l'intervento di Ravanelli. In questo momento match winner della gara, suo il gol che sta firmando il vantaggio bianconero qui al San Paolo. Attenzione di Jarni, anticipato Vialli, chiesto Torricelli, che a mio avviso dà il meglio di sé proprio quando può giocare nella posizione di libero. Attenzione a Ravanelli, per Vialli si alza la bandierina del guardaline. Il gioco ben segnalato, il calcio di punizione per il Napoli, un'occhiata al cronometro, siamo al 39esimo, intanto vedete 96 gol in Serie A per Gianluca Vialli, uno dei bomber migliori della storia recente del calcio italiano, per così dire contemporanea. Dicevo, un'occhiata al cronometro, sono 39 i minuti del primo tempo alla San Paolo, la Juventus è sempre in vantaggio per 1-0 gol di Ravanelli. Carbone prova ad andarsene, forse si è anche trascinato il pallone oltre la linea bianca, come reclamava Di Livio, guardami però da ragione Benny Carbone. Fermato Policano, da Ferrara, Tacchinardi, lo scambio volante con Vialli, apertura per Jarni, posizione d'ala, pronto il cross, Grossi, senza badare troppo per il sottile, spazza la sua area, fa bene, alle sue spalle c'era Conte. Tarda a ritrovarsi un po' il Napoli, ancora forte per il momento lo shock del vantaggio bianconero, anche secondo me suggestiva intanto questa immagine nelle modalità nel quale è giunto questo vantaggio, firmato Ravanelli, battuto l'angolo, soffrì Agostini, poi Carbone chiuso ancora da Ferrara, Di Livio, invitante a centro area, ancora una volta la Juventus potrà beneficiare di un calcio d'angolo. Rivediamo Cannavaro che in scivolata anticipa Vialli, altro corner con un Marcello Lippi se possibile molto agitato nella sua compostezza britannica. Battuto corto questa volta il corner, cross basso, anche fuori Picchia, Carbone, croce Agostini, Buso si propone Rincon, ecco che riceve il colombiano, punta Conte, va verso l'interno, doppia finta, perde l'attimo buono ma non il possesso del pallone. Carbone, l'attacca Del Piero, scontro significativo tra i due, c'è il fallo, il numero 10 della Juve. Vediamo il contatto che avrà fatto probabilmente la felicità dei fotografi, proprio a testimoniare quello che è il duello con cui è stato un po' costruito il poster di questo incontro. Punizione battuta, Carbone, punta Jarni questa volta, chiede ed ottiene triangolo, ma legge benissimo la situazione Conte e vince un altro tackle, a mio avviso sinora uno dei migliori, se non proprio il migliore in campo. Lo scambio con Jarni, Del Piero, largo c'è Di Livio, tiene palla Del Piero, subisce fallo e poi c'è subito la vendetta di Conte, e due uomini a terra, vedete il fallo di Conte su Picchia che aveva commesso il primo fallo più con la mano di richiamo che con l'entrata in scivolata. Intanto l'arbitro è andato ad ammonire Conte,
della giustizia sportivamente sommaria. Cartellino giallo per Conte, terzo juventino ammonito dopo Koller e Tacchinardi, su qualcuno dei cattivi ricordo anche Cannavaro. Non si capacita Conte, ma decisione ancora una volta corretta a mio avviso dell'ottimo Collina. Ammonito, ha detto alla panchina, se ne erano accorti un po' tutti. Rivediamo il fallo indiscutibile entrato sulle gambe di Pecchia. Punizione battuta, Polchiano. Pallone netto a seguire per Carbone che non aggancia. Si sta dando molto da fare Benny Carbone, protagonista atteso, d'altronde dovuto sopportare una grossa pressione su di lui in questi giorni. Non a caso però Carbone è l'uomo che ha segnato i gol importanti del Napoli di inizio stagione, i due gol con cui il Napoli ha battuto lo Skonto Riga nel primo turno d'andata della Coppa UEFA. Il gol sono valsi i primi tre punti, che è valso i primi tre punti di campionato proprio al 90esimo contro la Reggiana. Prova ad andarsene in palleggio Polichiano, forse subito fallo, infatti si riprende con la punizione battuta dallo stesso Polichiano a favore di Pecchia. Rincon, Buso, Pecchia, sta dando molto da fare il numero 8 del Napoli, ancora Buso, lo attacca Iarni. Pecchia non trova soluzioni il Napoli, prova ad andare verso l'esterno ora. Rincon preso in consegna da Torricelli, palla fuori, Buso cerca di metterla in area. Recupera poi Cannavaro, lancio fuori gioco. Si alza la bandierina sullo scatto di Carbone. Non fa una piega Vincenzo Guerini. Sta probabilmente studiando le contromosse adeguate da consigliare ai suoi nell'intervallo. Non manca molto ormai. Il mio cronometro è praticamente 10 secondi al 45esimo, più naturalmente eventuale recupero. Il Napoli che sicuramente deve cambiare qualcosa. Trovare soluzioni differenti, probabilmente anche nell'utilizzo di Rincon, che certo non è una punta vera, ma da lui può chiedere anche qualcosa di più in fase offensiva, soprattutto in un momento come questo di bisogno, magari arretrando anche la posizione di Carbone, lasciandolo un po' più libero di agire nella manovra sulla tre quarti, per sì che Agostini sia anche più spalleggiato in avanti dal colombiano. Punizione intanto battuta dal Napoli. Grossi, Pari, taglia la tela. Poi c'è il fuorigioco nettissimo di Del Piero. Poi in testa di Koller. Tira il volo Pecchia, così come Agostini. La zona di Ferrara. Gianluca Vialli non ha trovato il gol sinora, grande movimento però per il capitano bianconero. È una partita estremamente generosa, d'altronde lui non è un bomber tipico, nel senso che manca di quell'egoismo classico degli attaccanti. C'era nel Cremonese, poi nella Sampdoria, lo fa ancora nella Juventus, si mette poi sempre al servizio della squadra e non solo a suon di gol. Lo slalom di Benny Carbone, cerca spazio, si avvicina in zona tiro, prova, controlla con calma Peruzzi, che il pallone esca sul fondo. Rivediamo la conclusione accompagnata fuori fisicamente oltre con lo sguardo da Peruzzi. Già come vedete 2 minuti di recupero. Di testa di Cannavaro. Ravanelli, Vialli di tacco, cerca. Purtroppo ha fortuna di tenere in campo il pallone. Rimessa già effettuata. Carbone. Ferrara ha commesso fallo alle sue spalle. Cercano molto bene Carbone, i suoi compagni. È sempre molto marcato, ben individuato dagli avversari.
quello che dovrebbe, che sinora è stato il pericolo principale per la Juve. Ravanelli a Chinardi. Vedete che siamo vicino al terzo minuto di recupero in questo primo tempo. Jarni e Collina manda tutti negli spogliatoi. Napoli 0 Juventus 1, gol di Ravanelli al 32esimo di questo primo tempo. Sinora è lui che sta decidendo la gara, sfruttando il meglio, direi, con sapienza un'indecisione della colpevole difesa del Napoli in occasione del gol. Brutta uscita di Taglialatela, può guardare anche i due controllori di Ravanelli, che ha approfittato, ha messo il pallone nel sacco. Una partita peraltro a mio avviso equilibrata, forse il pareggio in questo primo tempo era più giusto, anche se con maggior grinta e anche con maggior pericolosità la Juventus ha cercato e alla fine ha trovato la via del gol. È un Napoli che si sta muovendo molto, non ha grandi soluzioni offensive sino a questo momento. Napoli che deve cambiare sicuramente qualcosa. Vedete intanto i giocatori che stanno rientrando negli spogliatoi, e un Napoli che deve tornare trasformato in campo se vuol trovare il gol del pareggio, se vuole insomma ribaltare questo risultato. E proprio Rincon potrebbe essere tatticamente una pedina importante in questo senso. Trova però di fronte una Juventus agguerrita e messa in campo molto bene da Marcello Lippi, per cui questo risultato conta, direi, doppiamente. Una sorta di jolly che sta giocando il tecnico bianconero, ragiona, corrucciato anche nel ritorno negli spogliatoi, come abbiamo visto Guerini. Le squadre stanno tornando appunto negli spogliatoi, direi possiamo fermarci un attimo, dare linea alla regia, poi torneremo per tutti gli approfondimenti del caso qui in diretta dallo stadio San Paolo di Napoli. Stadio San Paolo, le squadre ancora non hanno fatto il loro ritorno in campo. Guardate questa splendida immagine della luna che ci offre la nostra regia, una coreografia estremamente romantica, ma certo qui si respira tutt'altro che un'aria romantica. Dopo il vantaggio della Juventus c'è anche un velo di tristezza dopo la gioia, l'ho già detto più volte, ma si avverte in maniera molto concreta, direi, questo nell'area di questa nottata napoletana. Maurizio Biscardi intanto mi fanno cenno che è pronto con un suo ospite al microfono, quindi a te tranquillamente la linea, Maurizio. Sì Massimo, io sono in compagnia di un campione del mondo, fresco campione del mondo, campione olimpico, con Franco Porzio. Occorrerebbe un suo tiro mancino magari per risollevare le sorti del Napoli, campione del mondo di pallanuoto, insomma questo Napoli fatica. Tu però sei anche un po' simpatizzante di Ciro Ferrara, mi dicevi. Sì, sicuramente una bella partita, la Juventus sta giocando bene, ha concretizzato con Ravanelli, fino a questo momento credo che meriti il vantaggio. Io da tifoso napoletano spero che il Napoli possa risalire la china, però vedo una Juventus ben organizzata. Ecco, mi sembra che il difetto maggiore è che non si riesca ad arrivare con troppa frequenza in porta. Sì, sicuramente, il Napoli in avanti difetta un pochettino, ci sono buoni giocatori come Carboni e Agostini, però da dietro dove ci dovrebbe essere qualche inserimento dei centrocampisti. Speriamo che nel secondo tempo il Napoli possa giocare abbastanza bene. Senti, tu hai fatto tanti gol con la tua squadra di pallanuoto, con la nazionale, allora daresti un consiglio a queste punte napoletane? Ma io credo che i giocatori sono talmente bravi che non meritano consiglio. Spero e credo che possano far esaltare questo pubblico, perché stasera qui a Napoli c'è una grossa cornice di pubblico.